Bentrovati al nostro settimanale 7 giorni. Vediamo quali sono le notizie che hanno caratterizzato la settimana da poco conclusa. Coronavirus, individuato un altro cluster dopo quello in Mugello, questa volta in provincia di Lucca. Vediamo il servizio. Individuato un ulteriore cluster familiare di Covid-19 a Lucca. Si tratta di un uomo italiano, di una donna albanese, residenti a Lucca e di un figlio minorenne. Tutti risultati positivi al coronavirus. A renderlo noto la ASL Toscana Nord Ovest, spiegando che la donna è tornata nei giorni scorsi dall'Albania e adesso la famiglia è in isolamento domiciliare nella propria abitazione di Lucca. Per quanto riguarda invece il focolaio nel Mugello, l'assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi parla di una situazione sotto controllo. Centro estivo è semplice, c'era un educatore con il problema con il virus e quindi da lì poi è partita la diffusione dei contagi. Però diciamo, abbiamo ricostruito tutti i contatti, abbiamo tutte le persone messe in isolamento domiciliare, abbiamo fatto tutti i tamponi, abbiamo rintracciato 7 positivi, ce n'è uno ancora sotto esame, diciamo. Però per quello che ci riguarda la situazione è sotto controllo. Diciamo, abbiamo identificato questo focolaio e secondo le migliori regole l'abbiamo identificato, tracciato, testato tutti e quindi messe in essere tutte le azioni che ci possono consentire di contenere la diffusione del contagio. Di sicuro sappiamo la fonte, diciamo, che è l'educatore, poi da qui risalire proprio a tutte le origini lo stanno facendo naturalmente i servizi di prevenzione e quindi stiamo cercando di isolare tutti i possibili contagi. E sempre lunedì, calciante ucciso a Firenze, è stato fermato il vicino di casa. Vediamo il servizio. È un vicino di casa di 74 anni, il presunto omicida di Fulvio Dolfi, l'uomo ucciso a coltellate nella sua abitazione in via Rocca Tedalda a Firenze e il cui cadavere è stato scoperto il 16 luglio scorso in seguito alla segnalazione di una donna che vive nello stesso stabile. Il 74enne Bernardino Lai, originario di Cagliari, è stato rintracciato e fermato dalla squadra mobile il 24 luglio scorso. Omicidio aggravato dall'aver commesso il fatto con crudeltà, l'accusa contestata. La notizia del fermo è stata resa nota solo oggi, dopo che il GIP ha convalidato il provvedimento e disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Secondo quanto spiegato dalla polizia, dalla perquisizione dell'immobile dove si trova l'abitazione della vittima, sarebbero emerse tracce di sangue nell'appartamento del 74enne situato al piano di sotto di quello di Dolfi. Tra gli altri elementi, anche il rinvenimento di un coltello. In occasione di questi accertamenti, Lai non era presente. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era andato in Sardegna per poi fare rientro. È stato allora che è stato fermato. Gli elementi a carico di Lai Bernardino, che è il fermato odierno, sono sicuramente incentrati sulle tracce ematiche che troviamo nell'appartamento della vittima e nel suo appartamento. Però c'è un quadro indiziario, come dire, variegato, che tiene conto anche di altri aspetti. Tiene conto del fatto che lui si sia in una qualche misura allontanato dalla città, del fatto che lui abbia una ferita da arma da taglio compatibile con l'aggressione a lei. Insomma, un quadro che tiene conto di una serie di questioni e che appunto conduce ad una scelta processuale in questo momento che è quella del fermo e quindi della sua convalida. Il movente in questo momento non è ancora chiaro, non è certamente agli atti del provvedimento di fermo. Stiamo scandagliando una serie di questioni e primariamente la questione dei rapporti dell'AI con il Dolfi, ma più in generale del Dolfi con i suoi vicini di casa. Martedì la Corte dei Conti indaga per le indennità percepite dai consiglieri regionali durante il lockdown. Vediamo il servizio. La Procura regionale toscana della Corte dei Conti ha aperto un fascicolo sul caso delle indennità per spese di viaggio a beneficio dei consiglieri regionali lontani dalla sede istituzionale, percepite anche durante il periodo del lockdown, quando il Consiglio non si è riunito in presenza. I magistrati vogliono capire se si possa ravvisare o meno l'ipotesi di danno erariale.
Si tratta di 40 consiglieri regionali che durante circa 85 giorni di lockdown hanno svolto le loro mansioni da casa, partecipato ai lavori e alle riunioni politiche in videoconferenza, ma si sono intascati la quota variabile di mansione dell'esercizio di mandato, cioè la voce di stipendio che comprende i rimborsi di viaggio sia per l'attività istituzionale a cui normalmente sono chiamati, ma non durante il lockdown, sia per i viaggi da casa alla regione. Si parla di cifre che variano da 300 a 1600 euro a consiglieri a seconda del luogo di abitazione. Una somma complessiva di 76.000 euro. Intanto tra i politici è scattata una corsa ai ripari sia da destra che da sinistra. Molti dicono di aver preso sì le somme, ma di averle già destinate in beneficenza, una scelta che il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani aveva già invitato a fare fin dal mese di marzo. Rimane però un quesito. Per calmare le acque, basta devolvere i soldi o andrebbero restituiti alla regione? E a Prato, abusi contro la compagna, fermato un trentenne. Vediamo il servizio. Se urli ti uccido e giù pugni e schiaffi, sigarette spente sul corpo e anche una corda usata come frusta. Una spirale di violenza dalla quale la vittima, una donna cinese di 40 anni, ha trovato il coraggio di uscire denunciando il convivente, un connazionale di 31, che ieri è stato arrestato dalla polizia dopo che il sostituto procuratore Laura Canovai ha chiesto e ottenuto dal tribunale la misura di custodia cautelare in carcere con l'accusa di maltrattamenti. La donna lo ha denunciato nelle settimane scorse dal suo letto d'ospedale dopo essere stata ricoverata in seguito all'ennesima aggressione. A ritrovarla in mezzo alla strada il 4 luglio furono dei passanti che chiamarono il 118. I soccorritori in un primo momento pensarono a un'aggressione a scopo di rapina. La verità è emersa nei giorni successivi quando l'uomo si è presentato all'ospedale e lei non solo ha rifiutato l'incontro, ma ha deciso di chiedere aiuto. Drammatico il racconto fatto agli investigatori. Le aggressioni, a detta della donna, sarebbero cominciate a ottobre dello scorso anno e sarebbero proseguite in un crescendo di violenza. La quarantenne ha raccontato di essere stata picchiata, costretta ad avere rapporti sessuali, colpita in più occasioni con pugni in faccia. Il 4 luglio, quando fu ritrovata in mezzo alla strada, il convivente, stando alla denuncia, l'aveva picchiata, buttata sul letto e poi aveva appiccato il fuoco alle coperte. Lei, in preda al panico, aveva tentato di scappare, ma prima di riuscirci era stata presa per i capelli e trascinata, tenuta a terra con la forza e con una mano sulla bocca per impedire che urlasse. Una furia cieca, interrotta solo dal malore accusato dalla donna. A Pistoia, accordo tra regione e comune per la realizzazione della cassa di espansione sull'Ombrone nell'area del campo di volo e per la realizzazione di un grande parco nei pressi dell'ospedale San Jacopo. Vediamo. Una cassa di espansione, un grande parco attorno all'ospedale di Pistoia, lo prevede l'accordo tra Regione Toscana e Comune di Pistoia, un progetto atteso da tempo con finalità idrauliche e di riqualificazione ambientale. È un accordo che consente di stabilire una priorità, anzi di ribadire una priorità, che è quella di realizzare una grande cassa di espansione in Comune di Pistoia come contributo fondamentale alla laminazione delle acque per tutta la piana pistoiese. Molte opere sono state fatte nei comuni a valle. Con quest'opera certamente intendiamo porre un rimedio pressoché definitivo alle piene dell'Ombrone. Questo è un progetto che ovviamente affonda le proprie origini nel tempo con i cosiddetti laghi primavera, il progetto dei laghi primavera. Sostanzialmente abbiamo immaginato di sostituire quella progettazione che è improcedibile per più motivi con una nuova progettazione intorno all'ospedale, creando sì una cassa di espansione che ha caratteristiche idrauliche analoghe, invasa più o meno la stessa quantità d'acqua, ma che al tempo stesso consente di riqualificare a parco un'importante zona della nostra città. Intanto finalmente si comincia a delineare, a mettere i tasselli in ordine per chi deve fare cosa, chi deve finanziare i progetti, ma soprattutto sbloccando i finanziamenti riusciremo a dare le risorse a Publiacqua, che si è impegnata a progettare e a realizzare il bacino di gelo. Quindi sono cose che vanno parallele. Il costo?
Il costo complessivo noi lo stimiamo intorno ai 7 milioni di euro, sono quelli finanziati da Regione e Ministero. Poi vediamo, ci sono delle incognite che devono essere valutate nel momento della progettazione, per esempio la bonifica, ma con quale naturalmente io credo che il rapporto con la Regione rimanga costante e nel tempo, via via che si progetta, via via che si comincia a rivedere la luce nel mettere a gara per esempio i lavori, quindi con lei e con la Regione continueremo questo dialogo. Ed ora saluto il nostro ospite, il giornalista Gabriele Canè, che commenta per noi alcuni fatti che sono successi questa settimana. Salve direttore. Ben trovato a te, ben trovati a tutti, grazie. Bene, ti chiedo intanto questo discorso del coronavirus. C'è un cluster nel Mugello, un altro è stato scoperto subito dopo in provincia di Lucca. Insomma, non se ne esce da questo virus. Sembra che sia meno virulento, però insomma i contagi sono ancora tanti. Qualcosa si è fatto, ma forse non abbastanza. Tu cosa ne pensi? Ma penso che intanto li stiamo trovando, il fatto che i focolai ci siano è ovviamente un segno, credo, non potrebbe essere diversamente, che il virus non è dissolto, c'è ancora. Quello molto positivo secondo me è il fatto che lo si trova, ci sono dei meccanismi per cui dove si manifestano o dove potrebbero manifestarsi li andiamo ad acchiappare e a farli emergere. Quindi non potevamo pensare che il virus fosse dissolto, dobbiamo essere ancora prudenti ovviamente e avere, quando c'è la notizia di un focolaio, vedere il bicchiere mezzo pieno, il capire che le autorità sanitarie, complessivamente la macchina dello Stato, attualmente è in grado di individuare questi focolai e anche di guardi. Io non credo che credo che ogni giorno in Italia ci possano essere altrettanti focolai di altre malattie. Questa è una malattia ancora molto pericolosa, perché ancora, nonostante tutto, poco conosciuta, bene che vi si trovi. Molto meglio quando non li si troverà, perché non ci sono più. Ecco, questo è l'obiettivo di tutti. Bene, grazie direttore, rimani con noi, andiamo avanti con le notizie e poi le commenteremo insieme. Luca Lotti rinviato a giudizio mercoledì per il caso Consip. Vediamo il servizio. Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio il deputato PD ed ex ministro dello sport Luca Lotti e il generale dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia, accusati di rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito di un filone del caso Consip, l'azienda che gestisce gli appalti pubblici. Per questa accusa il PM Mario Palazzi aveva chiesto non luogo a procedere, decisione però non condivisa dal giudice Niccolò Marino. Già lo scorso anno la Procura aveva chiesto l'archiviazione, ma il GIP Gaspare Sturzo aveva invece disposto ulteriori indagini. Il GUP ha fissato l'udienza per il 13 ottobre, quando i giudici dovranno riunire questo filone al processo principale sul caso Consip davanti al collegio dell'ottava sezione penale, dove sia Lotti che Saltalamacchia sono imputati per il reato di favoreggiamento. Secondo l'accusa, l'ex ministro Lotti, il 3 agosto del 2016, avrebbe rivelato all'allora AD di Consip Luigi Marroni l'esistenza di un'indagine penale che interessava gli organi apicali passati e presenti di quella società e in particolare di un'attività di intercettazione telefonica sull'utenza in suo uso, mentre Saltalamacchia avrebbe rivelato allo stesso Marroni che la Procura di Napoli indagava su Consip. E già era un processo già in corso, aspettavamo il secondo capo di imputazione. Hanno parlato loro, quindi io mi rimetto alle, no, ma mi rimetto alle loro dichiarazioni, hanno parlato loro e io sinceramente non. Ma sorpreso, deluso, nel senso che chiede? Quando arriva una situazione del genere non si è né sorpreso né delusi. Sapevo che il processo doveva iniziare, ora inizia con due capi di imputazione e ripeto, le sentenze non si commentano, quindi affronterò il processo con la tranquillità e la serenità di chissà che si difende da lì per raccontare la verità, quindi non è cambiato niente, insomma.
E parliamo ancora di coronavirus per chi viene da paesi extra Schengen, tracciamento e test nelle stazioni dei bus. Vediamo. Saranno allestiti anche nelle stazioni dei pullman dove arrivano corse da paesi extra Schengen i punti di accoglienza delle aziende sanitarie per garantire la registrazione e il tracciamento dei passeggeri che entrano in Italia e devono essere sottoposti a quarantena. A confermare e ampliare l'ordinanza 72 del 16 luglio scorso che istituiva i presidi ASL negli aeroporti toscani è una nuova ordinanza, la numero 75, firmata dalla vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni ed in vigore a partire da oggi 29 luglio 2020, che estende la misura anche ai punti di arrivo dei mezzi di trasporto su gomma. I bus sono fra i mezzi più utilizzati dai cittadini provenienti da paesi come ad esempio Romania o Bulgaria, di recente inclusi dal Ministero della Salute, ordinanza del 24 luglio, fra quelli che obbligatoriamente devono sottoporsi a quarantena. I punti di accoglienza saranno allestiti dalle ASL territoriali e oltre a registrare i passeggeri in arrivo comunicheranno loro che sono tenuti all'isolamento fiduciario di 14 giorni con sorveglianza attiva. A loro sarà anche offerta la possibilità di sottoporsi a test sierologici e test molecolari. Ai casi eventualmente positivi verrà offerta la possibilità di restare in isolamento negli alberghi sanitari per soggetti positivi. Il monitoraggio sarà garantito anche per i contatti stretti dei positivi che saranno monitorati secondo le modalità consuete. L'offerta di una struttura alberghiera sarà garantita anche nei casi di difficoltà a gestire in modo sicuro il periodo di quarantena al domicilio indicato. E a Viareggio una iniziativa, non vi lasciamo mai soli, una festa per ringraziare i volontari in servizio durante l'emergenza Covid. Ad un anno dal Jova Beach Party, la città di Viareggio ha celebrato il mondo del volontariato che contribuì alla riuscita di quello storico doppio appuntamento. Non vi lasciamo mai soli, questo è il titolo dell'evento che si è svolto sulla spiaggia in Darsena per ricordare e dire grazie a coloro che in prima persona hanno rilanciato il loro impegno nei mesi dell'emergenza coronavirus. L'occasione di Giovanotti sono stati momenti certamente complicati, a volte di tensione, ma soprattutto di gioia, di soddisfazione. Di grande organizzazione positiva, diciamo, rispetto all'evento, al doppio evento di Giovanotti. Per il Covid io credo che le associazioni di volontariato abbiano dato dimostrazione anche e soprattutto di grande professionalità. All'incontro hanno partecipato le istituzioni locali e regionali e rappresentanti di tutte le associazioni che si sono impegnate per l'emergenza. Persone di cuore, ha detto l'assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi, che non si sono mai tirate indietro di fronte ad enormi difficoltà e ostacoli che in qualche momento sono sembrati insormontabili. Con l'occasione dalla regione è arrivato l'annuncio di un imminente investimento per il rilancio del terzo settore. Dunque, noi abbiamo appena fatto un bando per il terzo settore che si è appena concluso di 2.300.000 euro, abbiamo fatto una delibera di 2 milioni lunedì scorso e ci apprestiamo anche a destinare a tutto il mondo del volontariato e del terzo settore, non solo di questo ambito, però ulteriori risorse per 5 milioni che stiamo reperendo anche da risorse statali. La riuscita del Jova Beach, questo è il commento di Massimo Gramigni della PRG, società organizzatrice delle tappe toscane dell'evento, è dovuta in gran parte all'impegno del mondo del volontariato, ma come per tutte le imprese del mondo dello spettacolo, il periodo dell'emergenza ha significato niente lavoro per i tanti dipendenti impegnati nel settore, che comunque ha iniziato a muovere i primi passi verso la ripresa. Tutte 57 dipendenti in 7 imprese dove Claudio Bertini e io siamo soci sono tutti in cassa integrazione. In realtà abbiamo preso qualche piccola iniziativa che avevamo già nel nostro, diciamo, programma per far uscire per qualche ora le persone a lavorare al Teatro Romano di Fiesole, cinema all'aperto al Mandela Forum, un cinema piccolo con la Fondazione Cassa di Risparmio al Museo Bardini e domani inizia a Castelnuovo Garfagnana. Come PRG siamo impegnati a un festival a Montalfonso Sotto le Stelle, che è un festival con distanza sociale perché c'era un grande spazio e abbiamo picchettato fisicamente ogni sedia sul prato in modo che nessuno possa togliere la sedia da dov'è.
E passiamo ora a giovedì. Rimborsi in lockdown, il Consiglio regionale approva la legge per il recupero di quei rimborsi che non erano dovuti. Vediamo il servizio e poi lo commentiamo con il direttore Canè. Approvata in Consiglio regionale la proposta di legge contenente disposizioni per il recupero delle indennità mensili future dei consiglieri dell'attuale legislatura della quota che è stata erroneamente corrisposta nel periodo di lockdown per l'esercizio del mandato legata alla distanza tra sede del Consiglio regionale e residenza. La legge consentirà la trattenuta dei rimborsi corrisposti nei mesi di marzo-aprile che dovranno successivamente essere destinati con delibera del Consiglio regionale a interventi di carattere sociale. La vicenda, diciamo, è piuttosto semplice, al di là di strumentalizzazioni che possono essere fatte. La vicenda è che il regolamento non prevedeva che ci fossero videoconferenze e quindi non prevedeva che a fronte di videoconferenze non si dovesse pagare l'indennità di trasferta, così come è prevista in questa regione ma anche in tante altre. Basta semplicemente dire che a questo problema si rimedia con una legge che recupera queste risorse per poi reinvestirle come è giusto fare nel sociale. Non ho avuto personalmente nessun confronto con i gruppi consigliari, ho avuto invece un confronto con il Presidente Gianni che ha subito concordato con me sulla necessità di prendere questa iniziativa. È un provvedimento di legge, non è una cosa banale, è una cosa forte, seria. E mi auguro, francamente, se posso fare un appello alla stampa, che si renda conto anche ai cittadini, si informino i cittadini dell'altro importante provvedimento, che sono i 270 milioni con cui la variazione che apportiamo ai bilanci, sia al bilancio della Regione, sia a quello del piano operativo della Regione Toscana sui fondi strutturali, ci consentono subito di dare ai cittadini della Toscana, di mettere a disposizione per iniziative dei cittadini della Toscana. Gabriele, hai visto il Consiglio regionale ha approvato questa legge che, insomma, i consiglieri avevano ricevuto i rimborsi anche per quando non si sono spostati dal loro domicilio per andare in consiglio, era insomma un po' uno scandalo. Questa ripara un po'. Cosa ne pensi? Ma penso che indubbiamente si denunciano tanti abusi della politica che spesso poi non ci sono, perché oramai la vulgata è che tutti i politici siano ladri, guadagnino troppo, il che molto spesso poi non è vero, perché la maggior parte è gente che si dà da fare e si guadagna le rispettive pagnotte. Penso che sia paradossale che bisogna fare una legge, occorra fare una legge per ripristinare una cosa che dovrebbe essere normale, non dovrebbe essere bisogno di legiferare che non viene rimborsato un servizio non fatto. Il rimborso spese è un rimborso di spese effettuate. I consiglieri regionali vengono a Firenze, un po' da ogni parte della Toscana, e per questo giustamente hanno un rimborso spese come le ha qualunque altro funzionario, per dire, che venga a Firenze per motivi di lavoro o professionista o rappresentante di commercio. Però se non sei venuto e non ti sei mosso, perché nel lockdown per definizione non sei uscito di casa se non per andare al supermercato vicino, è ovvio che non dovevi averlo, ed è quasi più una stortura che si debba fare una legge per recuperare questi soldi che siano stati del fatto che siano stati erogati. Siccome sono stati erogati, avrebbero dovuto cortesemente essere restituiti direttamente dai diretti interessati, nel senso che sono soldi che non avevano speso. Siccome questo non è avvenuto in toto, abbiamo assistito anche alla strana cosa che esiste ora una legge che impone questo rimborso. Speriamo che da ora in poi, per certe dinamiche, cioè per spese non sostenute, non vengano neanche corrisposte e quindi non ci debba essere dopo un rimborso o addirittura una legge che lo preveda.
se no è una stortura quasi più grande della prima stortura che rimedia. Bene, sono d'accordo. Gabriele, giovedì 6 agosto esce il tuo libro Dove eravamo rimasti ed è in abbinamento facoltativo con La Nazione. E abbiamo parlato appunto di lockdown, di coronavirus, e questo è proprio un libro che fa il punto sul prima e sul dopo. Sì, ti ringrazio di averlo ricordato, perché siamo alla vigilia di questa uscita nelle edicole, giustamente hai ricordato, in abbinamento facoltativo. Per chi è abituato a leggermi, io ritengo che sia obbligatorio comprarlo, scherzo, ovviamente. Il titolo è Dove eravamo rimasti, che se ricordi era la frase che disse Enzo Tortora quando tornò in televisione dopo il suo ben più doloroso lockdown, sì, perché ha avuto processi e anni di prigione. Però quando ho pensato appunto al nostro ben più modesto rispetto a quello lockdown, mi è venuta in mente quella sua frase. È una serie di considerazioni serie ma anche ironiche, semiserie, su tante abitudini della nostra vita, come erano, ricordando come erano prima, come sono evolute in queste settimane, mesi in cui siamo stati bloccati, e come ne sono uscite poi trasformate dopo. Quindi è una piccola carrellata, piccola grande carrellata su tanti aspetti della nostra vita che hanno avuto questa evoluzione da questa vicenda. Spero che sia un modo per accompagnare con un sorriso le settimane di agosto che, a parte i focolai, come ricordavamo prima, sono anche, speriamo, saranno anche riempite di un po' di riposo e di un po' di serenità. Bene, grazie direttore, leggeremo senz'altro il tuo libro e alla prossima volta. Grazie, alla prossima, buona settimana. E anche noi ci fermiamo e vi diamo appuntamento fra 7 giorni.